viaggio all'estero del minore e mancato consenso del genitore. Vediamo quali sono i rimedi in questo video. Ciao, sono l'avvocato Fabrizio Bartolini e sono un avvocato cassazionista, cioè un avvocato che può assistere e difendere i propri clienti in tutti e tre i gradi di giudizio presenti nel nostro ordinamento. Oggi vi voglio parlare di un problema che si verifica spesso nel caso delle separazioni e divorzi, cioè il caso in cui il minore voglia fare il viaggio all'estero con o senza genitori e l'altro genitore si opponga. Prima di tutto bisogna sapere che il minore ovviamente deve avere la carta d'identità valida per l'espatrio o il passaporto in regola, ma se viaggia da solo deve avere anche l'autorizzazione praticamente di entrambi i genitori, se la deve portare con sé. Questo documento appunto è importante e necessario per viaggiare, però se uno dei due genitori si oppone e quindi non dà il consenso, quale rimedio? Cioè, quale rimedio possiamo ottenere per ovviare a questo problema? Bene, l'articolo 709 ter del codice di procedura civile prevede che si possa ricorrere al giudice tutelare con un ricorso. Quindi, se un genitore non dà il consenso, l'altro può sicuramente procedere con ricorso al giudice tutelare e ottenere e richiedere il consenso. Non è detto che lo ottenga sempre, perché comunque il giudice tutelare farà una valutazione guardando gli interessi del minore. Quindi, per esempio, sicuramente una vacanza studio si otterrà il consenso, oppure per esempio nel caso in cui il minore debba andare a trovare il fratello o la sorella che vive all'estero. Questo è un caso, per esempio, che mi è accaduto, dove il giudice tutelare ha dato appunto il consenso proprio perché il minore voleva andare all'estero a trovare il fratello che appunto abitava là. E l'altro genitore, più per dispetto che per altro, comunque aveva negato, diciamo, questo consenso. L'unico, diciamo, accorgimento, diciamo, che dobbiamo tenere presente è quello di rifarsi per tempo, perché i procedimenti, anche se questo procedimento non è lungo, però i procedimenti non sono mai velocissimi in tribunale. Quindi quello che bisogna fare è programmare per tempo questo viaggio e chiedere subito il consenso. Se dopo pochi giorni appunto questo consenso non viene dato, ricorrere subito in tribunale, perché sennò si rischia che se ci si rifà all'ultimo tempo, agli ultimi giorni prima della partenza, appunto si possa non riuscire a fare tutta la procedura e quindi poi mandare all'aria tutto il viaggio. Bene, se vi è piaciuto questo video metti un mi piace ed iscriviti al mio canale per essere informato sui miei prossimi video. Se invece vuoi assistenza scrivimi e sarò lieto di ascoltarti e difenderti nel migliore dei modi. Ciao, a presto!